Bentrovati all'appuntamento con lo speciale di Videostar dedicato questa volta a Paolo Roversi. Ciao Paolo. Ciao a tutti, buonasera. Sono contenta di averti qui con me perché vieni a presentarci il tuo ultimo romanzo, edito da Rizzoli, Lira Funesta, che qua vediamo. Romanzo ambientato nella Bassa. Ambientato nella Bassa, che è la mia terra, anche se sto ormai da 12 anni a Milano, ma è ambientato in un microcosmo, perché è un piccolo paese di 500 abitanti. Quindi immaginatevi l'estate, questo borgo circondato dai campi che dà faccia sul Po. Un borgo che tra l'altro si chiama Piccola Si Russia, chiama quindi già il Piccola. nome È tradisce un il soprannome, colore. perché qui non ho inventato niente. Siccome dal secondo dopoguerra in avanti, in questo borgo che esiste veramente, non farò il nome, ma è facile da rintracciare per chi è della zona. Il colore politico insomma, delle varie consigli Giunte. comunali, delle varie giunte è sempre stato quello, tant'è che, e questo la toponomastica non mente neanche nel paese reale, c'è Viale Lenin, Largo Marx, Via Berlinguer, quindi si capisce Quindi tutti i nomi di che tutti i compagni. nomi di compagni, quindi da lì il nome Piccola Russia. Ecco, in questo borgo tranquillo ci sono il posto dove tutti si trovano, è questa polisportiva, quindi questo bar che ha una particolarità, è affacciato su una piscina, perché i soci si sono tassati negli anni 70 e hanno costruito questa piccola piscina che adesso è il centro focale di tutta l'azione, arrivano anche dai vari comuni intorno per godersi, Per insomma, passare qualche momento tra qualche esatto. bicchiere di Lambrusco e Esatto, che tanti il Lambrusco non. pettegolezzi. Esatto, quindi questa è la realtà del borgo che viene sconvolta una bella mattina dal Gaggina. Gaggina, diciamo che è il protagonista quindi del tuo libro, Esatto, che tu definisci, perché mi piace anche riprendere le tue parole, un eroe stupefacente e inarrivabile di questo spicchio di landa fertile che bagna il Po da sotto e che i suoi abitanti chiamano la Bassa. sì, perché la Bassa tecnicamente è quella striscia di terra, se vuoi, che va dal Po all'Appennino, diciamo noi lombardi. I reggiani e gli emiliani dicono è quella parte che va dall'Appennino al Po, comunque è sempre la stessa zona. Ecco, il Gaggina è chiamiamolo pazzo di paese, originale di paese, insomma, in tutti i paesi, in tutte le province italiane c'è in ogni cittadina uno che quando arriva lo riconosci. È quello che è un po' sopra la riga, è quello che si comporta in maniera un po' strana. Un po' attaccabrighe. Un po' attaccabrighe, un po' che lo devi lasciare stare, altrimenti, insomma. In più questo ha delle particolarità, perché si crede alla reincarnazione di un samurai e possiede questa spada katana, che è la spada alla Kill Bill, che insomma, che fin quando sta bene non ci sono problemi. Il fatto è che quel giorno l'unica farmacia del paese è chiusa perché succede che la moglie del farmacista debba partorire, quindi lui abbassa la serranda e se ne va, lasciando, diciamo, gli abitanti Senza al loro medicina, al destino, loro senza destino, medicine. e quindi il Gaggina ha bisogno dei Quindi suoi farmaci, il ma Gaggina, trova chiuso. esatto, trova chiuso e non la prende bene, non la prende per niente bene. Combina tutti i colori. E da lì, appunto, scatta la sua ira funesta, perché comincia a innervosirsi, comincia a fare delle cose che non vanno bene, e siccome lui c'ha questa spada, nel momento in cui viene trovato un cadavere Di un in un fosso anziano. di un anziano, Si pensa naturalmente a si lui. E pensa subito a lui. lui, che tra l'altro è interpretato da Stefano Sì, in Chiodaroli, questo cortometraggio che nel stiamo cortometraggio, perché è vedendo, uscito anche il cortometraggio, è un grandissimo un cabarettista, ma non attore, solo, anche no, è un attore, perché attore, a un 360 amico, gradi, sì, a amico. 360 gradi, che si è prestato a questo cortometraggio che abbiamo girato nel vero Piccola Russia. Infatti, i giocatori di carte, la piscina, vedete, c'è tutto quello che vi stavo raccontando. È successo così. Io stavo scrivendo questo romanzo e stavo lavorando insieme a Stefano a un altro progetto. Insomma, siamo diventati amici, ci vedevamo spesso. Ho detto: sai, io sto scrivendo questo libro in cui il protagonista è un matto e tu saresti perfetto. E insomma, da una cosa nasce l'altra, abbiamo trovato una troupe, abbiamo trovato gli sponsor e abbiamo Ed ecco il girato. Ed ecco cortometraggio. questo Possiamo anche cortometraggio. vederne un assaggio, direi. Che Sì, ne dici? certo. Vediamo un assaggio del Lira Funesta, Dell'ira giusto? funesta. Thank you.
Se capitaste in un piccolo borgo rurale, di quelli che sulla carta bisogna mettersi d'impegno per trovare, e vi trovaste al cospetto di un omone a torso nudo, grosso come una casa, che vi spara addosso parole senza senso, brandendo una spada giapponese affilata come un rasoio, tanto che le teste di cuoio dei carabinieri vi sparano addosso bombe al peperoncino e un nugolo di curiosi, immersi in una pozza d'acqua tiepida fino alle ginocchia, assiste alla scena ridendo. L'unico consiglio, casomai vi trovaste in questa situazione, è non disperate e rimanete calmi. Non siete morti, anche se forse preferireste esserlo. E non vi siete nemmeno risvegliati dentro una camicia di forza in un ospedale psichiatrico. Non è accaduto nulla del genere. Siete solo capitati al piccola Russia. E il colosso con la katana lucente, che urla frasi sconnesse e ringhia come un cane lupo, altri non è che il Gaggina. Eroe inarrivabile, grandioso, di questo lembo bagnato dal Po, che gli abitanti del luogo chiamano la Bassa. Io non sono matto. No! 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 È solo che qualcosa è andato storto. Succede? Abbiamo visto il Gaggina, tra l'altro avete fatto girare il povero Chiodaroli in estate a 35 gradi, vero? Con un giubbino, sì, esatto. Super aderente. Allora sì, noi abbiamo girato questo cortometraggio a metà giugno dell'anno scorso e naturalmente erano quei giorni dell'afa, no? del classico ciclone che arrivava. E c'erano queste scene in cui lui doveva mettersi questo giubbino che probabilmente avete visto in Top Gun. Lui aveva lo stesso giubbino da quando, se vedrete il corto, immaginerete non più Tom Cruise ma Stefano Chiodaroli alias il Gaggina. Ecco, lo vediamo con il suo giubbino pesante che gira per la Bassa e fa il matto. L'altro attore anche invece. L'altro attore che avete visto fare, esatto, che avete visto fare il barista, Sergio Scorzillo, è un attore di teatro che anche lui fa anche da voce narrante del nostro cortometraggio, quello che un po' racconta quello bella, che sta succedendo. Sì, bella questa idea di fare un corto del tuo romanzo, perché è un modo anche per visualizzare tutto, vero? Tutta la storia. Sì, guarda, ci sono due, cioè dei pro e dei contro, nel senso che questo cortometraggio parteciperà adesso ai vari festival, eccetera, ma molti estratti sono stati utilizzati per lanciare il libro, come ad esempio i book trailer o proprio anche dei teaser di 10 secondi. E c'è questa cosa che chi ha visto prima il teaser o il cortometraggio e poi legge il libro, ormai si immagina il Gaggina come quello infatti che lo vede, Stefano Chiodaroli. Invece nel libro è un po' più alto, un po' più grosso, però io ho detto... È difficile trovare uno più alto e più grosso del Chiodaroli. Esatto, soprattutto perché Chiodaroli possedeva voi una katana che abbiamo utilizzato, quindi io ho preso l'attore perché aveva la katana. Senti, questo è il tuo ottavo libro, altro libro importante, edito sempre da Rizzoli, è stato Milano Criminale. So che, come molti tuoi libri, verrà pubblicato anche e tradotto anche all'estero, vero? Sì, allora è uscito l'anno scorso in Francia, infatti sono andato a presentarlo al Salone del Libro di Parigi il marzo scorso, uscirà in Spagna e a marzo uscirà in Germania
come titolo di punta della casa editrice Ulstein, grande tiratura, pubblicità in televisione, insomma, ai tedeschi piace successo. Molto il giallo e noir nostrano, anche perché pensano, non gli hanno neanche cambiato il titolo, anche in Germania si chiamerà Milano Criminale, bellissimo. Quindi all'italiano. La Repubblica ti ha definito un'autentica rivelazione perché ha sempre considerato i gialli letteratura di serie B. Cosa consigli a un giovane che vuole fare lo scrittore da grande? Innanzitutto di leggere tantissimo, perché è l'unica arma veramente che abbiamo per migliorarci continuamente, ma anche quando hai pubblicato, non è mai finita, è leggere, cercare di imparare i trucchi del mestiere. Quali sono stati le tue letture, i grandi da cui hai captato? Ma io allora sono uno che è qui oggi a parlare dei miei romanzi perché ho letto Charles Bukowski. A un certo punto io ho letto questo autore che è stato per me l'illuminazione. Anch'io adoro Bukowski, quindi siamo in due. Sì, esatto. Io non affronto i suoi temi, non scrivo come lui, però è stato quello che mi ha dato la spinta, perché lui diceva: io faccio dei lavori schifosi per tutta la vita, però ho questa passione. E è arrivato a 50 anni, lui si licenzia. Ricordiamo Post Office, perché racconta la sua storia, si licenzia proprio dall'ufficio postale dove lavorava. Dove ha lavorato per 10 anni, che lui lo detestava, trova questo editore della Black Sparrow Press che gli dà $100 al mese per scrivere quello che vuole e lui glielo pubblicherà. E quella è proprio la speranza di ognuno, di tutti quelli che vogliono fare gli scrittori, no? Trovare un mecenate o un editore che crede in te, tu ti licenzi del tuo lavoro che odi, che porti avanti tutta la vita, e per fare solo lo scrittore. Quindi ragazzi, leggete Bukowski. Ragazzi, leggete Bukowski, che esempio. Male non vi fa. E insomma, non solo libri, ha anche collaborato poi con il distretto di polizia, quindi insomma ti vengono riconosciuti dei meriti che vanno oltre la letteratura. Sì, lì ho scritto 10 soggetti di puntata, un po' sono andati per la serie 10, un po' per la serie 11 di distretto di polizia, e sì, storie, trame gialle che poi da cui venivano tratte le puntate. Benissimo, io so che adesso Lira Funesta in libreria, però ci sono le presentazioni in giro per l'Italia, un po' dappertutto, bisogna insomma collegarsi ai tuoi blog, sì, a trovarti su Facebook, perché sì, tu dai tutte le informazioni. Tutto, sì, io sono molto tecnologico. Sì, social oriented, diciamo così, quindi c'è il mio sito, si chiama paoloroversi.me. .me è all'americana, no? Benissimo. E lì c'è tutto, sono su Facebook e Twitter, mi trovate. Benissimo, grazie Paolo. Grazie a voi. In bocca al lupo. Crepi il lupo, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.